Allora, Giuseppe Ricci, ragazzi, nuova produzione di Movimento Italia. Giuseppe Ricci, vai regia, vai. Ci sta Conte che abbaia. Conte non comanda niente, Conte comanda meno di un zero. Non serve. Abbaia perché oramai la sabbia sotto i piedi ai grillini sta scendendo. Su questo devo perché dire perché costruisce le frasi così, la sabbia sotto perché mette il verbo in fondo, sta scendendo. No, ma perché mette il verbo in fondo? Il verbo non va in fondo, in latino va il verbo in fondo. Però devo dire che su perché mette il verbo in fondo, sì, su questo ci ha azzeccato. No, su questo a me innervosisce perché mette il verbo in fondo. Senti, il governo non cade, il verbo in... questa cosa è stata fatta nel weekend, dunque in realtà su questo Ricci ci prende, amico mio, ci prende. Grande editorialista, un genio, cos'è? È un politologo. Non vi state a preoccupare, il governo non cade. Se dovrebbe cadere, è dovrebbe più peggio per noi. È più peggio per noi. Altri sciacalli. No. Bellissimo. Iscrivetevi a Movimento, io l'adoro. Iscrivetevi, usciamo da questo covo di Alibaba. Vai. Quale covo? Iscrivetevi. Scrivetevi, no. Salviamo l'Italia. Usciamo fuori da questo covo di Alibaba. Questo si battono solo per poltrone. Non si sente nessuno che vogliono aiutare gli italiani. Non si sente nessuno che vogliono aiutare gli italiani. Programma di governo, tutto sentiamo. Sbagliato, tutto sbagliato, tutto. Aumenteremo con le pensioni. Poi? Con aumenteremo i mensili. Abbasseremo le tasse. Faremo entrare in Italia persone di benessere col passaporto, dove si debbono venire a divertire in Italia e debbono lasciare i soldi, no, che debbono venire sciacalli a prendersi i soldi. Questi sono, la mentoria è contro gli immigrati a favore dei ricchi che entrano in Italia, questa è la cosa. Persone di benessere, dice, persone di benessere. Persone di, che formula è persone di benessere? Che cosa vuol dire questa espressione? Però devo dire che ci sono delle espressioni strepitose, vai, senti queste. Sono delle espressioni di una gravità inaudita, di un analfabetismo totale. Senti questo. Miliardi per le armi, milioni per le armi. Questo, per l'Ucraina e per l'Italia non c'è un centesimo. Questo è come Spatalino. Voi ancora andate correndo appresso a questi sciacalli. Come Spatalo. Questo è come Spatalo. Devo dire, stesso pensiero di Spatalino. Potrei anche metterli insieme, Ricci e Spatalino. Sì, la legge Merlin, italiani, una certo. Legge di merda. E su questo devo dire, io e Ricci concordiamo. Vai. L'altra cosa sbagliata. La legge di merda. Qual è? La signora Merlini. Merlini. Fece giusto. Merlini. Le casse di tolleranza. Il telefono, gli che succede? Che vanno in mezzo alla strada. Quando potevano stare. Dove? In una casa. In una tranquilla, casa? Pulite. Pulite, sì. No. E tu andavi a fare i tuoi comodi. Le facciamo schifosi. Chiudere. E andiamo, Claudio da Roma. Claudio da Roma. Allora, caro David, io un tentativo però con Giuseppe Ricci che non ci vuole parlare, lo farei con mitologico Ricci. Non ci vuole, non ci vuole parlare perché tu come al solito gli rompi i coglioni ogni volta. Tentiamo, eh. No, ma allora. Sì. Oh, Ricci, caro, sono Cruciani, come stai? Oh, carissimo, sto bene. Beh. Sei... io ti seguo in televisione. Beh, sei un grandissimo, guarda, sei un grandissimo. Senti, ascoltami, dimmi. Ma mi hanno detto che ti stai candidando. Sì, Cruciani 23, se si vota nel 23, Cruciani 2023. È una un'idea, così vediamo che succede, amico mio. In quale partito? Ma no, nessun partito, voglio fare una mia, un movimento, diciamo, mio movimento, Cruciani 23, poi vediamo che succede. Insomma, allora vuoi fare Cruciani 23 più Radio 24. Sì, esatto, bravo, Cruciani 23 più, con Radio 24. Senti, ma io ti ho... ma dove sei? Sei in America, mi hanno detto. No, sono tornato. Ah, sei tornato, dunque puoi dare anche uno sguardo su quello che succede tra Italia e America in questo momento. Ma non sa nulla, ma non sa niente, nulla, non sa un cazzo. No, ma non è vero che non sa un cazzo, non è vero che non sa un cazzo. Parente, non mi interessa. Parente, ti... mi sta sul cazzo. Beh, giusto. Sì, anche a me non me ne frega nulla di questo qui. Anche a me non me ne frega niente di questo personaggio che non parla neanche di te. Tu sei intellettuale. Sì, capito. No, ma che intellettuale, però almeno parlare italiano, almeno non è così di essere intellettuale. Scusate, mi devi far capire una cosa. Dimmi.
Ma tu hai chiamato me che per parlare con me? No, io ho parlato. Per avere qualche cosa contro il suo stronzo che sta vicino a te? No, io ho, io ho chiamato per parlare con te. Se io ti parlo a te, Cruciani, che tu mi chiedi, sì. Però questo stronzo non lo fai intervenire. Va bene, benissimo. Se, allora... se no, Cruciani, devo mandare a fanculo pure a te. No, io adesso io ti chiedo e lui non interviene, ok? Facciamo così. Va bene, promesso. Adesso, allora, Ricci, qual è il tuo giudizio sulla situazione del governo italiano? Per il momento ancora non so niente. Sì, ma Draghi tu lo vuoi mandare a Londra, hai detto. Ma a Londra? Ma io lo mando a Londra, lo mando a Milano, si va a fare la villeggia lunga. Dovrebbe andare via, è un dittatore, hai detto, un dittatore ma che fa solo... certo, cioè, per me sì, per me sì. Ma che vuol dire dittatore però? Ma dittatore che lui mette leggi, fa, mette, leve, piglia, fa... Cioè, ma chi io, fa io penso che leggi? Lui non sa nemmeno lui quello che deve fare. Terroristi, siamo in guerra, la guerra all'Ucraina. Allora, la Russia con l'Ucraina stanno facendo la guerra, secondo te non sono terroristi? Ma non lo so, uno sono... che fa, allora? Ma cosa dici? Sono terroristi. Ma cosa delira? Ma i dittatori, chi sono i dittatori? Questo vorrei capire. Fin quando tu fai intervenire sul ma sta zitto, che sta vicino ma a te... Ma sta zitto, in questo momento sta zitto, non sta dicendo niente. Ma no, ogni tanto mi parla, Cruciani. Ma, ascoltami. Ma tu vai dritto, no, vai dritto, Cruciani, per il tuo pensiero, vai Cruciani, dritto col tuo pensiero. Esatto, è inutile che mi chiedi a me. Ho capito. A rompere i coglioni a me. Oh, perché Dio. Allora automaticamente, Cruciani. Sì, ma tu hai detto delle cose anche pesanti nei confronti di quelli che vogliono prendere la droga, di quello là, come si chiama quello là che vuole ma prendere. No, quello che vuole. Non lo so, di Santoro. Santoro, sì. Ma ha detto lui che se la vuole prendere, lo dice lui. Sì, ma la droga sono le canne, non è la droga, le canne. Le canne, sì, e le canne sembra un po' di droga. Sì, vabbè, la droga leggera, però, è una droga leggera, dai. Che sia leggera. Allora, Cruciani, un ladro che va a rubare, sì, o ruba 1.000 lire, o ruba 1.000.000, sembra un ladro, Sì, ma non è un paragone che si può fare quello tra ladro. Come paragone? Che paragone, lascialo perdere. Ho detto no, il paragone. Che c'hai, ma coglioni, questo non capisce ma no, neanche quello è un paragone, un paragone. Non stavi a rompere il cazzo, pare. Non rompere i coglioni a casa tua. Non rompere i coglioni a Ricci, dai, non rompere i coglioni. Capì, pare. Vai a rompere i coglioni a casa tua. Non rompergli i coglioni. Questo non parla nemmeno italiano e vorrebbe governare il paese. Ma vaffanculo, tu e l'italiano. Roba da pazzi, quella signora da sputtanato in televisione. Stanno sputtanando tutti quanti in televisione. Roba da pazzi. Ti si stanno cagando tutti qua. Io vedo la televisione con chiunque tu fai il dibattito. Lei vede, ma lei non capisce. Lei vede solo le immagini, ma non capisce. Lei vede delle immagini, ma non capisce il contenuto. Se tu sei un coglione. Ascolta Giuseppe Ricci, appunto. Impara qualcosa da Giuseppe Ricci. Impara qualcosa da Ricci. Parla di sé in terza persona, allora, che cazzo è? Devi notella. Io chiudo il discorso. Vai a fare bravo, chiudi. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro? Ricci, che c'entro io?